Allora, stato della salumeria italiana. Abbiamo fatto con Ismea un'analisi del quadro, di quello che sta succedendo nel settore, un'analisi di lungo periodo. Diciamo che negli ultimi 10 anni il settore è in forte evoluzione sul piano estero, esportazioni che crescono in media del 5% l'anno in termini quantitativi, del 6% l'anno in termini di valore, quindi un grosso apprezzamento all'estero. A fronte di questo, sul piano interno c'è un rallentamento dei consumi, un rallentamento che dipende essenzialmente da una saturazione del mercato, ma sicuramente anche da una difficoltà in generale del nostro paese, quadro economico che tende un po' con la crisi ancora in atto a scombinare le carte e a fare in modo che ci sia una grossa, un grosso cambiamento di quelli che sono gli stili di vita, stili di consumo. Abbiamo analizzato in particolare i consumi di carne suina e c'è da dire che negli ultimi 10 anni c'è stato un forte spostamento sul piano nazionale del consumo di alimenti proteici, con uno spostamento che è andato a detrimento delle carni bovine, del littico e ha essenzialmente favorito il consumo di formaggi, di lattiero-caseari e in qualche misura di salumi e carni avicole. Per quanto riguarda nello specifico i salumi, quello che abbiamo notato è che sul paniere di spesa negli ultimi 10 anni c'è stato un rafforzamento, si è passati da un'incidenza circa del 27% in quantità. I salumi valevano a inizio periodo intorno al 2000 circa il 27% del mercato in quantità delle carni e salumi. A fine periodo, nel 2010, questa fetta è cresciuta di circa il 2%, siamo intorno al 28-29%. Questo cosa significa? Che in un mercato piuttosto saturo, in un mercato in cui il consumatore è in difficoltà, i prodotti a denominazione d'origine soprattutto trovano un nuovo spazio. Questo perché si incontrano, diciamo così, alcune linee di tendenza di evoluzione dei consumi che tendono a privilegiare il prodotto di qualità, il prodotto che ha una forte localizzazione, un forte radicamento con il territorio e che trova spazio anche grazie a mutati stili di vita che prediligono piatti pronti o comunque alimenti di facile consumo.